Si è svolta ieri nella sala del Consiglio regionale Nicola Calipari la cerimonia di assegnazione dell'onorificenza al merito sportivo organizzate dal Comitato Territoriale del CONI. Ad essere premiata anche il Centro Studi Karate di Roccella Ionica, unica associazione sportiva della Locride pregiata di un altissimo riconoscimento. Alla società è infatti andata la prestigiosa stella di bronzo al merito sportivo per l'anno 2013. La regina ha consentito a migliaia di bambini di accostarsi gradualmente alla disciplina del karate. Viene privato il dottor Fabio Corella, vicepresidente CONI Calabria. Il CONI ha ritenuto di pregiare la SD di tale illustre riconoscimento sulla base delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività. Dal 1988 ad oggi il Centro Studi Karate ha collezionato una serie crescente e inarrestabile di premi, giunti a testimonianza dell'alto livello di qualità e del costante impegno di questa associazione sportiva sulla strada tracciata dal suo presidente e direttore tecnico Vincenzo Ursino, di cui è stata riconosciuta l'instancabile e meritoria attività lunga oltre 25 anni. La stella di bronzo al merito sportivo, conferita per la prima volta ad un'associazione di Roccella Ionica, dimostra la rilevanza a livello nazionale riscossa dal Centro Studi Karate. Il CSK è espressione di una realtà locale propiziatrice di speranze, capace di esprimere attraverso l'impegno nell'esercizio del karate un insieme di valori, regole e di una ferrea disciplina culminante nel costante conseguimento di risultati da parte degli atleti. Ed è proprio gli atleti che il presidente e direttore del Centro Studi Karate ha voluto dedicare la stella di bronzo. Voglio condividere ed estendere, ha infatti dichiarato Vincenzo Ursino, questa onorificenza con tutti i nostri atleti attuali e passati, poiché è proprio grazie al loro impegno e alla loro dedizione che la nostra società sportiva oggi si pregia di un simile illustre riconoscimento. Un grazie, infine, Ursino lo dedica anche a tutti i genitori. Lo spirito di gruppo e l'entusiasmo delle famiglie, ha concluso il presidente, sono la base di questi grandi traguardi.